Ciao popolo blu cerchiato, qui è Gil di Meme Standard che vi parla. Oggi facciamo un video di reazioni non molto piacevole. Finita ieri una brutta partita, Sampdoria-Bologna, vinta 2-1 per il Bologna. Risultato che ci fa molto male perché siamo in un periodo difficile e questa sconfitta certo non aiuta. Io posso capire benissimo perdere 2-1 a San Siro contro l'Inter, posso capire benissimo perdere 2-1 in casa della Roma, però puoi perdere anche 2-1 in casa propria contro il Bologna, insomma. Con tutto il rispetto per il Bologna che ha dimostrato di essere una bella squadra, però francamente questa è una sconfitta che avremmo potuto e avremmo dovuto evitare, soprattutto per l'atteggiamento avuto, perché primi minuti pronti via subito. Pallone in mezzo, a me sinceramente quel pugno sulla gomina sembrava un rigore netto, gli è arrivato un cartone qua sulla faccia, però vabbè, nessuno ha visto niente, non c'è finta niente. Poi la gomina ha avuto anche una bella occasione, un bel sinistro al volo, bravo Skorupski, niente da dire, Skorupski secondo me è un ottimo portiere. Bloccata. Secondo tempo non abbiamo neanche provato, secondo me. Zero grinta, zero voglia. Poca testa, c'era poca testa su questa partita, ne ha approfittato il Bologna, è passato in vantaggio con un rigore. È brutto vedere Muru fare questi errori. Calcio di rigore per Bologna. Audero aveva capito anche dove andava il pallone, quindi è andato anche vicino a parare il rigore, però niente, quello. Poi sul gol del 2-0 si è vista veramente la grossa lacuna difensiva, perché tre difensori hanno proprio guardato così, Barro, l'hanno proprio guardato. Fare tutto quello che voleva. Barrow è andato in mezzo a due, schizzato dal limite dell'area, cross al centro, a Rossellini, hop, gol più semplice del mondo. E ha fatto un assist meraviglioso Barrow, e così possiamo dire. Con le due azioni Bologna è stato cinico, e noi, ciao, abbiamo dormito. Male, male, male. La svolta è stata poi. A 10 minuti dalla fine abbiamo pensato bene di cominciare a giocare, 10 minuti, però come fai a pensare a sperare di vincere o pareggiare una partita giocando solo 10 minuti su 90? Stavamo anche per farlo, è quello che mi fa incazzare di più, perché se noi avessimo provato a segnare due gol, almeno per avere il pareggio, e non avessimo fatto manco uno, perché abbiamo fatto tre tiri in porta, perché abbiamo fatto schifo, boh, pazienza, siamo scarsi, cosa ci puoi fare? Ma no, neanche quello, perché nel giro di 10 minuti abbiamo fatto di tutto di più, abbiamo continuato ad attaccare manco fossimo in guerra mondiale. È arrivato, sono contento, il gol di Bonazzoli. Tanti possono anche dire, sì, vabbè, quel gol lo faceva chiunque. Per intanto Bonazzoli l'ha fatto. Quindi, onore a Bonazzoli, che perlomeno ci ha provato, ci ha creduto. Ed è questo che ci serve. In un periodo brutto ci serve gente che continui, continui, continui a provarci e a provarci. Abbiamo avuto anche un po' di sfortuna, perché mi viene in mente anche il tiro di Ronaldo Vieira, che non era male, stava anche per entrare, sarebbe stato un bel gol, niente, però non possiamo cercarci alibi. Mihajlovic ce l'ha detto chiaramente, spero che la Sampdoria si salvi, anche dopo la partita ha detto speravo pareggiassero, cioè, quindi Mihajlovic non è che è sceso in campo con una formazione di dire ragazzi oggi dobbiamo vincere, e Mihajlovic questa partita non gliene fregava niente. Secondo me se avesse vinto la Sampdoria Mihajlovic era solo contento, grandissimo Sinisa, grandissimo, anche se non è proprio l'atteggiamento sportivissimo, cioè io da tifoso del Bologna. Se fossi stato un tifoso del Bologna mi sarei fatto un po' di domande, però, ma sì. Cioè, il punto è che il Bologna non lotta più né per la retrocessione né per andare in Europa League. Al Bologna di questa partita non gliene fregava niente, ma è riuscito comunque a vincerla dopo tanti anni che non vinceva Marassi. Quindi oggi veramente gli abbiamo regalato 3 punti che invece sarebbero serviti tantissimo a noi. Adesso, mercoledì, a Lecce si gioca una partita fondamentale, ragazzi. Lecce-Sampdoria. Ok, c'è un solo punto che ci divide dalla terz'ultima. E c'è Genoa a pari punti con noi. Quindi, testa a questa partita difficile, perché lei c'è un campo difficile. Chi dice il contrario, forse ha dimenticato che Inter e Juventus hanno pareggiato a Lecce. Poi, vabbè, ci sta anche la partita fatta male da loro, perché l'Atalanta ha vinto 7-1, 7-2, quindi. Non è possibile, il Milan, che non è il Milan quello dei grandi anni del Milan che vinceva la Champions, il Milan quest'anno ha vinto 4-1. Quindi è una partita che sulla carta possiamo vincere. Ma non dobbiamo fare come col Bologna, che ragazzi la possiamo vincere, ma la mandiamo a puttane. Dobbiamo vincerla, perché sennò la Serie B si avvicina. E
lì poi sì che sarebbero cazzi amari. Quindi, ragazzi, concentriamoci. Anche noi tifosi siamo arrabbiati perché siamo abituati a vedere una Sampdoria bella che gioca bene, che lotta per l'Europa League da diversi anni. Ma questa non è quella Sampdoria, quindi adesso mettiamoci in testa che questa Sampdoria deve salvarsi, noi dobbiamo supportarli il più possibile, quindi lottiamo, lottiamo insieme a loro perché loro avranno molto bisogno di noi, noi ci saremo fisicamente, proviamoci in mille modi. Ragazzi, sempre e comunque, forza Samp, iscrivetevi al canale qua sotto, iscrivetevi, ciao belli!